giri e dopodiché andiamo a agganciare l'altro lato sui capelli. Mi allora sembra molto facile da mettere, sì. Tra l'altro anche un risultato pulito, perfetto, molto ordinato. Sì, ci prendiamo sì, un'altra sì. piccola pausa e torniamo dopo questi consigli per gli acquisti dalla regia. Ed eccoci tornati, parliamo di estetica al maschile con Rita Felice. Abbiamo visto come fare un codino perfetto per un uomo con i capelli lunghi. Per me era già un lavoro finito, completato. Invece Rita mi ha detto assolutamente no, ci sono altri piccoli tocchi da aggiungere. Piccoli tocchi che magari tanti non ci arrivano, non ci pensano, però è bruttissimo vedere questo elastico, diciamo, appoggiato sui capelli. Dunque vi insegnerò come poterlo nascondere. Si prende la ciocca un po' più lunga, vedete che vi faccio vedere, prendo la ciocca un po' più lunga, se la attorciglia intorno, diciamo, al codino e dopodiché con una forcina la si infila sotto, allora si vede il bel codino ben disteso, diciamo, e in più non si vede l'elastico, che è molto brutto da vedere. Questo è un ottimo consiglio anche per noi donne, devo sì, dire. Non, sì, sì, questo è un ottimo consiglio, sempre prendere la ciocca di capelli e arrotolarla nell'elastico, perché è antiestetico vedere anche l'elastico. Anche perché tante volte si trovano degli elastici abbastanza brutti, sì. Però... per buona tenuta, però in casa brutte, sì. Si trova, non so, una cosa verde, ci aiutiamo che non sta con bene le ciocche dei capelli, quindi coprirla con sì. i propri capelli, fantastico. Dopodiché una cosa bruttissima da vedere, la pulizia qui sotto. Allora magari ricordatevi sempre chi ha il rasoio a casa, o magari si faccia aiutare con la lametta dalla mamma, dalla nonna, dalla zia, di andare sempre a pulire la parte, diciamo, disordinata dei capelli in più, dell'attaccatura bassa, diciamo, del collo. E quanto, questa è la prima quanto cosa. Bisogna togliere? Però. Non tanto, il triangolo, diciamo, ecco, da partire dal lato su con la punta in giù, un triangolo, i due triangoli da pulire un pochettino, giusto sì. da vedere un po' di pulizia sì. della coppa. Sì, anche perché quando c'è il codino è molto piacevole vedere sì. un lavoro finito, pulito, è un bel collo. È un bel collo, è sempre bello da vedere, perché chi è dietro, cioè vedere questa cosa incolta che viene fuori un po' scimmietta, sì. non è bello, insomma, sì. vedere bella. Quindi fatelo, sistematevi sì. dietro. Allora, metterò una cera, sempre allora la cera, e questo, diciamo, è una lacca tipo cera, però è un lucidante, sempre a cera. Si mette questo lucidante sui capelli, così toglie l'opacità del colore e si lucida un po' di più. Ma non è che poi secca o comunque no, no. ferma troppo il capello, non no, spezza, no, no? No, 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 questo è solo un lucidante, poi a base di cocco, dunque una roba naturale. Una bella cosa personalizzata per questi capelli, diciamo, questo look, come a lui, io consiglio sempre i due bastoncini, quelli alla cinese. Molto bello da vedere, perché invece i soliti codini, un look così col codino, però infilzato, i due bastoncini da cinese all'interno della coda, è molto bello, un bel look personalizzato, specialmente per poi anche per ragazze. L'estate, molto bello, sì, per molto la sera, bello, mettere sì. i due bastoni, tu l'hai mai provato? Beh, mi raccomando, la adesso bisogna provarlo. La mia invenzione di due modelli che l'hanno fatto, è un look molto particolare, ma molto bello, poi se fa tendenza ancora meglio. Fantastico, ti ringrazio anche per questo piccolo consiglio e torniamo dopo questo spazio di shopping, a più tardi. Bentornati alla stanza del tè, oggi abbiamo passato questo pomeriggio a prenderci cura di questo ragazzo, di tutta la sua estetica e i capelli, certo. Adesso è in perfetto ordine. Adesso in perfetto ordine. Pronto per uscire? Manca qualcosa. Cosa? Dimmi. I denti, la bocca. I denti e la bocca. La bocca è una cosa, sì, mamma mia, ecco. Talmente importante. Un bel sorriso. Un bel sorriso. A volte non basta solo il dentifricio, anche qui spieghiamo il sistema della nonna. Prenderemo un po' di bicarbonato, poi magari in erboristeria vendono degli oli essenziali, con 10 goccine, allora bicarbonato con 10 goccine di limone, menta e mirra, andremo a mescolare e andare a lavare i denti. La mirra sbiancano. Dove la trovo? Perché mi dice allora il bicarbonato se mai lo trovo al supermercato, sì. Il limone, oli, la menta. No, gli oli essenziali sono tre, si trovano in erboristeria questi oli essenziali, la mirra, il limone
e abbiamo detto la menta. La menta, bravissima. Okay. E queste tre cose con quarto bicarbonato andremo a fare questa pastina dove andremo a pulire bene i denti, si sbiancano, va via il tartaro e si lucida di più il dente senza andare a danneggiarlo. Fantastico. È una bella cosa. Sì, sì. Allora è pronto, adesso lo possiamo far uscire? Adesso potrebbe anche uscire, è ah, a posto. No, 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 adesso te lo dico io, c'è una cosa che manca, le mani, perché le è una cosa mani, bellissima giusto, è vedere una mano curata di un uomo. Certo, gli uomini non hanno tutto il tempo di farsi no, il manicure. Non hanno tutto il tempo. Magari. Infatti noi faremo vedere, in questo caso qui, magari loro non hanno fretta dopo la doccia, dopo che hanno due minuti, con questo tronchetto, che praticamente è una lametta fatta a V, si trova dappertutto, nei supermercati, dove voi volete, andiamo a togliere le cuticole, ovviamente non andare a forzare troppo, sennò andiamo a sanguinarle. Come si fa esattamente? Cioè si passa sull'unghia? Si prema un attimino, diciamo, sulla parte grassa, diciamo, della pelle secca, che si chiama cuticola, e noi andremo a togliere, diciamo, questa parte di pelle morta, ecco, giusto da fare un po' di pulizia di più sulla mano. Dopodiché useremo un mattoncino, si chiamano mattoncini, che diciamo non è come una lametta normale o le lamette, diciamo, da fare il manicure, è un mattoncino che noi andremo a espellere le cose in più dell'unghia. In questo caso mi sembra giusto farlo dopo la doccia, perché comunque le pelli si sono un po' ammorbidite, sì, è il momento sì. perfetto per fare quel tipo di trattamento. Ci si mette un attimo e anche l'uomo che non è attento a farsi un manicure può avere una mano più presentabile. Che in questo caso qua andiamo a pulire la perfetto. Parte dell'unghia e abbiamo una pulizia bella. Dopodiché anche si risciacqua un no, po' no, di non crema. C'è un po' di crema per le mani, un po' di Nivea, un po' quello che avete, una crema grassa che va benissimo anche per loro. Perfetto, adesso possiamo dire che finalmente è pronto per uscire. È pronto. Ti ringrazio per i tuoi consigli di oggi. Niente, utilissimi. Cecilia.